Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Potrei parlarvi di Juventus-Napoli 0-1, ma non avendolo fatto dopo la partita, ormai mi sa che è anche poco utile. Le polemiche le sappiamo, veramente stiamo parlando di polemiche che sono trite di trite, cioè di fatto i gol annullati, era fallo, non era fallo, il VAR sì, il VAR no. E onestamente mi è anche un po' stufato. C'è questa tendenza ultimamente di parlare poco di calcio giocato. E in questo video non vi parlo di calcio giocato, però perlomeno vi parlo, voglio parlare di cose un po' più serie, secondo me, del fallo o non fallo. E capire ancora una volta come Juventus sia avanti anni luce rispetto ad altre squadre, perché noi abbiamo veramente tantissimi problemi, tanti difetti. Gli ultimi anni sono stati veramente, dal punto di vista sportivo e anche aziendale in generale, molto difficili. Però la Juventus ha costruito molto bene negli anni passati, costruendo uno stadio all'avanguardia, costruendo un sistema di sicurezza che permetta a Juventus stessa di, come dire, farsi del bene e fare del bene. Però purtroppo questa cosa qua non è ben vista, a quanto pare non piace, e quindi poi veniamo spesso presi di mira senza un motivo. Parliamoci chiaro, il discorso è sempre legato alla questione Lukaku. Come sapete, Lukaku riceve dei cori di stampo razzista durante la partita Juventus-Inter, poi c'è tutto il litigio che sapete, eccetera, eccetera, ma fondamentalmente la Juventus inizialmente colpita con la chiusura della curva, che poi viene sospesa dopo il ricorso stesso di Juventus, e adesso siamo arrivati con quella che è stata la fine dell'indagine, diciamo, della Digos, che ha daspato 171 tifosi. Come sapete, inizialmente la questione si riferiva a un paio di persone, 3-4 stupidi, che avevano fatto dei video, avevano fatto questi cori, contando delle riprese, chiaramente, e si pensava ci fossero solo quelle 3-4 persone. Già fin da subito, leggendo quella, i tifosi che erano presenti allo stadio avevano notato che c'erano questi cori, quindi forse le persone erano più di 3-4. Poi però si sono avventurati, qualcuno si è avventurato a dire che era mezza curva, quindi migliaia di persone che facevano questi cori. In realtà è che erano solo, anche se sono tanti, però è comunque un solo rispetto al 39.000 dei presenti in quella partita, 171. Pure il numero preciso, non tipo circa 200, no, 171. 171 nomi e cognomi che sono stati presi da spati. Questo perché? Questo perché la Digos, grazie al sistema di sicurezza che Juventus ha appostato sullo stadio, è riuscita a trovare queste 171 persone. Di chi è il merito? Della Digos, chiaramente, ma anche di Juventus. Perché è il merito della Juventus? Perché questa cosa qua che è accaduta ieri purtroppo non accade in altri stati. In altri stadi accade di tutto di più, zingaro, non zingaro, tutto quello che sappiamo che accade, cori delle iselle, eccetera, eccetera. Ma non vengono daspati con questa sicurezza, con questa certezza, le persone che si commettono di queste cose veramente becere e oscene, perché non hanno questi impianti. Quindi, al posto di fare il polpettone sul fatto della curva Juventus sullo stadio razzista, quando in realtà sono 171, si dovrebbe tutti dare, come dire, un po' una spinta sulle riforme, ma anche sulle riforme pratiche, cioè tutti gli stadi dovrebbero avere degli impianti di sicurezza che permettano alla Digos poi di beccare queste persone. La cosa peggiore è che di tutto questo, nella stessa partita c'è stata, e la Digos lo dice nel suo, insomma, report che ha tirato fuori, dice che fondamentalmente sono stati uditi da parte dei tifosi ospiti dei cori delle iselle, contando che i tifosi ospiti sono una fetta piccola dello stadio. Fa strano una cosa, che fa strano come gli ispettori che hanno udito, gli ispettori della, insomma, della FIGC, insomma, della Gasera, che hanno udito i cori contro Lukaku, non hanno udito altre cose. Ma questo, se guardate bene, accade sempre con quanto è successo a Kostic, con quanto succede spesso negli stadi italiani in cui è l'Esel preso di mira da parte dei tifosi avversari. Gli ispettori chiudono un occhio, ne chiudono forse due, per amplificare la loro capacità uditiva quando invece c'è qualcosa contro una persona di colore, un ragazzo di colore che è nella squadra avversaria della Juventus. Perché sono stati bravissimi a trovare quei 171, bene, hanno fatto benissimo a trovarli e anche a riportare, no, per iscritto di questa cosa qua. Però mi sembra che sfugga qualcos'altro. E non è il discorso del nero non nero, ma è il discorso del forse Juventus o non Juventus. E questa cosa di essere ipocriti, di nascondere delle cose, di far affiorare e rendere pubbliche in modo così vistoso altre, è pure peggio del razzismo. È di per sé razzismo all'ennesima potenza, perché vuol dire fare un razzismo di serie A, in serie B, come l'altra volta, razzismo solo quando ci compete, no, a targhe alterne, no, il razzismo c'è sempre, in tutte le sue sfumature, ma c'è sempre, quando c'è un episodio di razzismo
razzismo, cioè sta lì a pensare a cosa perché, andrebbe sempre in tutti i modi non valorizzato, come stanno tentando di fare, dando un peso diverso ai vari tipi di episodi. Quindi, se da una parte c'è questa ipocrisia che insomma, coinvolge anche questi spettatori che sentono o non sentono, dall'altra parte, purtroppo, c'è tutta una questione di stadi che non hanno dispositivi a livello proprio meccanico per dire oh, quello ha detto una cosa. Cioè, la Digos dovrebbe avere in qualche modo degli strumenti che possono aiutare tutto il sistema calcio a uscire da questa piaga che è il razzismo, che per fortuna è limitata, perché comunque sono 171 su una moltitudine di persone, ma che se fosse azzerata sarebbe sicuramente meglio. E quindi qui la responsabilità, alla fine, diciamo, indiretta di tutto il sistema calcio, delle squadre, dei club, è di parlare tanto, anche con slogan, con lamentele, eccetera, eccetera, ma di non tirare fuori i quattro soldi che servono per fare un impianto di sicurezza del genere, che poi per noi non sono quattro soldi, ma per un club di calcio che fattura milioni, sì, sono quattro soldi, cioè per loro chiaramente sono quattro soldi, ma per me non è che posso fare un impianto di sicurezza di quel tipo, però sappiamo benissimo che possono farlo. Chiaramente non tutti gli stadi sono di proprietà, accordi col comune, non penso che sia difficilissimo e insormontabile questo ostacolo. Per mettere delle telecamere, ci sono discorsi da privacy, eccetera, eccetera, ma così come ha fatto Juventus, non penso che gli altri non possano farlo. Quindi c'è una soluzione a tutto, basta avere la voglia e la volontà quindi di trovarla, la soluzione, che sono due cose molto molto diverse. Quindi finisce qui l'episodio di Lukaku, i 171 personaggi pagheranno col Daspo a vita dallo stadio, dopo i primi Daspo ricorderete delle due persone identificate inizialmente, e niente, vediamo se adesso verrà usata la stessa modalità anche per altri episodi che spesso coinvolgono calciatori tesserati della Juventus, piuttosto che la memoria delle selle, tutto quello che già ormai purtroppo conosciamo. Aspetto i commenti qui sotto, adesso sì, siamo già in clima Inter-Juve, quindi una fase molto calda, diciamo, di questo campionato. Ci vediamo presto. Aspetto qui sotto like, commento, iscrizione, bla bla bla, come sempre Forza Juve. Ciao. Juve, grido forza Juve, la partita di me chi la chiude, non mi diverto senza almeno 6 sfide al mese, prendi la cena, segui